qui sulla tragedia di Rigopiano c'è la comunità scientifica che fa il monitoraggio della possibile ulteriore valanga a supporto degli operatori tecnici che hanno lavorato praticamente dal 18, dal 19. Questo è il punto. Ovviamente qui abbiamo messo in piedi un sistema con più di 1.000 operatori, ovviamente gestiti da un direttore tecnico dei soccorsi che ha messo insieme tutte le professionalità per operare in questa situazione che tecnicamente è veramente molto complessa. Io vorrei ancora una volta sottolineare la capacità, l'abnegazione, la professionalità di chi spinge la propria azione anche ben oltre quello che è dovuto, cioè veramente in condizioni complesse, molto complesse. Basti pensare ai primi giorni alle condizioni meteo, ai soccorsi fatti durante questi giorni e anche passando per la tragedia che ha colpito il velivolo del 118, che seppur a margine di questa situazione fa comunque parte di un sistema complesso. Operazioni di soccorso si sono concluse nella nottata, nella primissima mattinata. E credo sia doveroso fare un punto, e questa per noi è anche l'occasione per ringraziare tutti voi, operatori della stampa, della comunicazione, che avete seguito le attività delle strutture, delle squadre di soccorso sin dal primo momento. In questo momento serve anche a definire, ad esprimere, a dare a ciascuno di voi gli elementi che eventualmente doveste ritenere utili per valutare più complessivamente, conoscere più complessivamente tutto quello che è stato fatto.